Buongiorno a tutti, sono Patrizio Mati, l'attuale presidente del Teatro Giuditta Pasta e vi ringrazio per questo momento di incontro con i giornalisti presenti. Vi passo adesso le persone accanto a me così si possono presentare. Io sono Anella Todeschini, il direttore organizzativo. Anna Guri, direzione artistica. Abbiamo pensato di impostare questo incontro un pochettino in libera, quindi siamo a vostra disposizione per quelle che sono le domande che voi in qualche modo volete porci. Chi comincia? Allora, siccome quest'estate ci avete comunicato che dopo Lionello Cerri, l'ex presidente, si era dimesso, c'era una persona del CDA a cui era stato chiesto di prendere la sua carica in attesa che il comune prendesse una decisione più, diciamo, più stabile, e appunto volevamo sapere a che punto siamo e se è stato scelto questo presidente o se siamo ancora in attesa e fino a quando. Volevo tra l'altro aggiungere che era stato chiesto appunto a un membro del CDA di poter traghettare questo teatro fino alla scelta del nuovo presidente e in questo caso la persona ero io, ma io non sono mai stata sola e colgo l'occasione per dire che c'è stato un CDA alle spalle che mi ha sempre supportato e con cui abbiamo sempre preso tutte le decisioni e c'è stato un lavoro di team molto importante e molto anche produttivo con Anella Todeschini e con Anna Guri e con tutti i dipendenti del teatro e anche l'amministrazione. Siamo alla risoluzione di questa storia, nel senso che domani sera, nell'occasione proprio di apertura della nuova stagione, avremo il piacere di presentarvi il nuovo presidente. In questo momento non posso dire altro anche per come dire, non togliervi la sorpresa di questo momento, per cui però vi annuncio che domani sera è stata fatta questa scelta, una persona a nostro parere estremamente valida, soprattutto la persona che ci sembra più idonea in questo momento per questo teatro, per cui abbiamo grande piacere e grande fiducia in questo nuovo presidente. Io pongo le domande alle giornaliste che ci hanno Sì. fatto telefonicamente. Siccome c'è questo concerto inaugurale della stagione, che è una novità, volevamo sapere come sta rispondendo il pubblico a livello di presenze e anche di entusiasmo, come ha accolto questa nuova presentazione. Allora, quest'anno appunto abbiamo deciso di inaugurare la stagione con questo concerto offerto al pubblico, poi ci sarà anche un brindisi alla fine, insomma staremo insieme. E questo è un concerto di musica jazz, una big band, è la big band della Civica Scuola di Musica di Milano. Ci sarà come solista Emilio Soana, che è un trombettista, e gli altri sono allievi della scuola o che hanno terminato la scuola. E abbiamo già più di 400 prenotazioni, quindi diciamo la risposta è molto alta. Penso che domani sarà esaurito, abbiamo ancora un po' di posti, insomma. E volevo parlarvi anche di un'altra cosa. Abbiamo deciso di diciamo, avere un'altra giornata importante, proprio diciamo, di presentazione della stagione, ma completamente diversa da quella che sarà domani, rivolta al pubblico dei giovani. Insomma, vogliamo incrementare questo tipo di pubblico e sappiamo che bisogna anche coinvolgerli in modo diverso. Quindi abbiamo organizzato per l'11 ottobre un evento dove il teatro sarà veramente con le porte aperte dalle circa 18 alle 20, alle 22. I ragazzi e gli adulti anche che verranno potranno girare in tutti gli spazi del teatro, dalla sala, al palco, il foyer, i camerini, e conoscere gli spazi del teatro e conoscerli attraverso delle attività e delle presenze, che abbiamo organizzato qui. Quindi sarà appunto un evento dove ci saranno associazioni di giovani, artisti giovani, scultori, disegnatori, danzatrici, che appunto presenteranno i loro lavori insieme in questo percorso
e chiederemo anche ai ragazzi che partecipano a questa giornata di scattare delle fotografie di un angolo che li ha colpiti particolarmente. Presenteremo anche la nostra stagione in una maniera particolare a questi ragazzi, allestendo nei camerini del teatro, in ogni camerino, una delle rassegne della nostra stagione, grazie proprio all'aiuto anche di una scenografa che ci aiuterà in questo. Avremo come ospiti, tra l'altro, il Museo Gianetti, ma anche lo IAL, che è appunto una scuola importante a Saronno perché è un professionale e quindi hanno anche questa attitudine, come dire, artigianale e anche artistica per altri versi, quindi porteranno anche loro i loro lavori, verranno anche fisicamente qui, avremo presentazione di un libro, insomma tantissime cose. Quindi diciamo a queste due iniziative, questa di domani e questa dell'11, ci teniamo particolarmente perché è un modo per coinvolgere il nostro pubblico non solo alla sera, non solo quando c'è lo spettacolo da vedere, ma anche in altre attività. Adesso io magari vi lascerei la parola al direttore artistico, ad Anna, in modo che può illustrarvi magari le cose più importanti della stagione e poi parleremo anche d'altro, di questo altro che faremo in teatro a parte gli spettacoli. Quello che dice Anella è molto giusto, cioè noi abbiamo fatto una riflessione, il teatro è la casa degli artisti ma soprattutto degli spettatori e le case devono essere accoglienti e non si può considerare solo ognuno di noi vive una casa nel suo insieme, non solo una stanza. Quindi sempre di più noi vogliamo aprire il teatro a tutte le iniziative del territorio e a tutte le potenzialità che uno spazio teatrale offre. Noi continueremo con i laboratori dedicati agli adolescenti e agli adulti, ma anche a un ciclo di incontri per conoscere meglio il teatro, per cui chiameremo degli esperti che racconteranno che cos'è l'allestimento, come si lavora, come lavora un regista, un drammaturgo, come sono suddivisi i generi dello spettacolo, che poi sono quelli che saranno presenti nella nostra stagione, come il significato di una scenografia, dei costumi, insomma cercheremo di dare una guida allo spettatore per capire meglio anche i diversi linguaggi teatrali che anche quest'anno saranno presenti nella nostra stagione. Io non credo adesso di dover ridire tutti gli spettacoli perché sono già stati presentati, però volevo sottolineare come la stagione quest'anno veramente cerca di comprendere più stili, più possibilità. È importante essere curiosi e io penso che il pubblico di Saronno lo sia. Per quello abbiamo inserito diverse forme. Ad esempio nella stagione che noi chiamiamo blu, quella dedicata appunto a linguaggi più diversi, abbiamo messo dal monologo al musical e come musical abbiamo scelto un musical particolare, un mini musical considerato quasi un musical da camera, uno spettacolo che richiama l'arte circense, dei monologhi che sono molto diversi tra di loro con tre interpreti considerati tra i più bravi attori sulla scena in questo momento, una per tutte Giulia Lazzarini che affascina giovani e pubblico meno giovane. Uno spettacolo di teatro danza, perché la danza non è solo il balletto ma ha come suo sviluppo, diciamo così, questa forma che è particolare, che incrocia due pubblici. A noi piacerebbe pensare che il pubblico non sia diviso per steccati, che quindi anche queste stagioni possono tra di loro affascinare, interessare, incuriosire anche persone che magari amano di più un certo tipo di spettacolo. Noi ci auguriamo che la curiosità prevalga su tutto. Avete delle domande? Come è strutturata la giornata del 11? Ci sarà un programma, anche perché lo stiamo preparando insieme a tutti questi gruppi. Come funziona
Ci sarà, diciamo, il teatro sarà aperto, diciamo, più o meno dalle 18 e ci saranno, diciamo, tutte queste postazioni, chiamiamole così, di questi gruppi diversi di artisti o di scuola o ci sarà anche un'autrice che presenterà il suo libro. In queste postazioni saranno, diciamo, verrà dato alle persone che entrano in teatro una piantina del teatro, e in questa piantina verranno segnati tutte le cose che ci sono. Poi le cose, diciamo, in queste postazioni si avvicenderanno delle performance, delle letture, delle poesie, delle presentazioni. Però, diciamo, saranno fatte magari a un certo tempo e dopo un po' saranno ripetute, in modo che il pubblico non è obbligato a stare qui dalle 18 alle 22, ma qualcuno arriva un'ora, se ne va, ma ha visto tutto perché ha fatto il giro e ha potuto, diciamo, sarà tutto un po' cronometrato, organizzato, però si ripeteranno queste performance, queste iniziative. Nei camerini presentiamo le stagioni, cioè ogni camerino avrà il nome di una stagione. Sulla porta ci sarà scritto invece che Luca De Filippo, ci sarà scritto Prosa Rossa. Chi vuole, lo spettatore, bussa, entra e lì troverà un'installazione che rappresenterà quella particolare rassegna. Quindi troverà qualcosa di creativo. Troverà anche in un'altra postazione del teatro Anna Guri e me in un divanetto, che ne so, in una situazione speriamo carina, disponibili anche a raccontare a tu per tu qualche cosa in più della stagione, così. Cioè, è per i giovani, cioè, nel senso, chiunque può venire qua o è una cosa organizzata? Chiunque può venire, sia lo anche perché è alle 6, quindi diciamo le scuole organizzate sono al mattino, però potranno venire scolaresche con gli insegnanti, ma anche così il pubblico individualmente, sì, sì, sì. Chiunque vuole, giovane, adulto, può venire da solo, in compagnia, in gruppo. Sì, 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 è rivolto ai giovani, è proprio il modo in cui lo facciamo. 11 ottobre, sì, è un venerdì. Gli artisti sono di Saronno? Sono, diciamo, alcune associazioni di Saronno, c'è la Scuola del Fumetto con questo gruppo di... la Scuola del Fumetto del Castello di Milano, in particolare con un gruppo di che si chiama Cargo, che è un gruppo di fumettisti che si autoproducono e che però escono da questa scuola. Ci sono un gruppo di poeti di Saronno, c'è lo IAL, ci sono i vincitori del premio del Coffee Break del Museo Gianetti, quindi questi artisti, ci sono delle danzatrici di Saronno, c'è una scrittrice, invece Giordana, adesso ho tutti a memoria, insomma, questi sono alcuni. Ci sarà anche appunto un concorso che faremo di fotografia. Questo della fotografia è proprio un concorso, cioè chiederemo. Fanno delle foto degli angoli del teatro? Sì, di un angolo che piace particolarmente, oppure insomma decideranno come. Qualcosina si vincerà. Ecco, a proposito di questo, probabilmente si vincerà un abbonamento di questi open che abbiamo deciso di fare quest'anno. E questa è una cosa importante perché, diciamo, noi settimana prossima, il 18, apriamo la nostra campagna abbonamenti, proprio ufficiale, anche a tutti i nuovi abbonati. Però quest'anno c'è questo cambio, nel senso che oltre agli abbonamenti a posto fisso, che sono una caratteristica del teatro da 20 anni, introduciamo gli abbonamenti open. Ovvero una persona compra un abbonamento a 4 spettacoli, poi durante l'anno sceglie quando venire, che posto scegliere e così via, oppure da 8 spettacoli. E questa è una grande novità perché oramai le persone, insomma, fanno un po' fatica anche a sapere esattamente
durante l'anno che in quel giorno saranno impegnati. Diciamo, oramai c'è una vita un po' più, come dire, dinamica, e quindi sentivamo un po' che questa cosa poteva essere un limite per avere un pubblico, diciamo, per fidelizzare un pubblico che comunque è interessato al teatro, però magari non se la sente di impegnarsi con qualche cosa, diciamo, così di fisso e con una maglia così stretta come rete. Quindi questa è una grossa novità, e tra le altre novità c'è questo: abbiamo fatto anche questo abbonamento open per i ragazzi under 20, e questo veramente è un incentivo, perché costa molto poco, sono 4 spettacoli, 35 euro, quindi ogni spettacolo costa 8,50 euro, se non sbaglio, cioè veramente non c'è un biglietto che costa così poco, è poco più del cinema. E abbiamo proprio questo desiderio di, insomma, di vederli qui, questi ragazzi. In più abbiamo comunque messo per i ragazzi invece fino ai 30 anni, purtroppo fino ai 30 anni ancora i ragazzi spesso non hanno un lavoro fisso, hanno anche problemi economici, però probabilmente desiderano anche venire a teatro. Ecco, per incentivare questa cosa abbiamo messo una tipologia di abbonamenti. Su tutti i tipi di abbonamenti abbiamo messo un ridotto speciale per loro, per gli under 30. E quindi questa è anche una cosa a cui ci teniamo molto, perché non, ecco, appunto, non basta fare un'iniziativa per fargli entrare qui e poi non offrirgli niente, diciamo. Dal punto di vista artistico quest'anno gli offriamo, dal mio punto di vista, un sacco di cose, di spettacoli interessanti, e però anche dal punto di vista così della possibilità di comprare, penso che sia importante questa cosa. Non so, Anna, se vuoi dire qualcosa sugli spettacoli più curiosi, particolari, innovativi, che potrebbero piacere ai ragazzi. Ma io, andando spesso a teatro, in realtà comincio a pensare, siccome io mi ritrovo spesso e vado a teatro, io non vado mai alle prime per principio, mi piace andare durante le serate in cui c'è il pubblico vero, anche per vedere come reagisce. Devo dire che io i giovani li trovo oramai a vedere qualunque tipo di spettacolo, sono ancora probabilmente condotti dall'insegnante, però a vedere le loro reazioni sembrano sempre particolarmente coinvolti. Io direi che in realtà sono tutti spettacoli che possono interessare, poi in particolare nella stagione blu, a questo punto, che è quella forse più dedicata a chi vuole conoscere anche spettacoli magari un po' diversi anche dagli allestimenti classici che saranno invece presenti nella stagione rossa, sicuramente ci sono delle giovani compagnie come l'ATIR, che presenta questo spettacolo che si intitola Ribellioni possibili, che è proprio dedicato al tema della ribellione, e quindi una cosa molto vicina ovviamente a chi è giovane, perché il giovane tende a non accettare lo status quo e a pensare in maniera diversa. Quello è uno spettacolo dove ci si ribella all'accettazione e ci si deve e insegna a indignarsi. Poi c'è un altro spettacolo particolare a cui io tengo molto, perché è fatto da una compagnia giovanissima ma molto molto bravi, hanno vinto già un sacco di premi, un testo di un autore argentino che ultimamente è stato messo in scena per ben 2 stagioni consecutive da Luca Ronconi al Piccolo Teatro. Il testo che noi presentiamo invece è lucido ed è uno dei suoi testi più sgarruppati, chiamiamolo così, fatto da questi giovani, e raccontano una situazione assurda familiare, devo dire molto divertente e anche molto tragico, cioè uno spettacolo particolarissimo. Io poi, se fossi un giovane, andrei a vedere lo spettacolo di teatro danza, perché io trovo che sia una forma di spettacolo molto affascinante, con un linguaggio del corpo particolare, e la giovane compagnia che abbiamo chiamato, che sono i San Papier, stanno girando tutta l'Europa, sono giovanissimi anche loro, sono ex allievi usciti da qualche anno dalla scuola Paolo Grassi, ma sono diventati nello spazio di poco tempo una delle compagnie
giovani affermate sia in Italia e soprattutto all'estero, perché spesso l'Italia non dedica grande spazio a questa forma di spettacolo. Io poi consiglierei anche lo spettacolo Casa Dolce Casa, perché è una forma di teatro circense particolarmente, sia sul piano del contenuto, racconta una storia di ragazzi che vivono ai margini e che come in un sogno riescono a riscattarsi, ma è come viene fatto, quindi attraverso tutte le peculiarità dell'arte circense, delle acrobazie, eccetera. Uno spettacolo vivace, pieno di poesia e di grande energia. E poi io andrei anche a vedere il musical, confesso, perché questo musical che mi è stato segnalato da esperti di musical, lo hanno definito un piccolo gioiello ed è tratto dai Miserabili, per cui comunque c'è un racconto che presumo che tutti quanti conoscano, ma io andrei a vederli tutti comunque. Sì, volevo aggiungere anche una cosa, sono vicina ai giovani anch'io, un po' per avere dei figli giovani, un po' proprio professionalmente parlando. Credo che uno delle criticità è che adesso le proposte per i giovani ci sono. Bisogna un po' che i giovani abbiano il coraggio di rientrare in contatto con un contesto che troppo spesso viene da loro identificato, soprattutto dai ragazzi fino ai 20 anni, come un mondo per vecchi. Quindi c'è questa ritrosia, avvicinarsi al teatro perché è il luogo dove le cose sono pesanti, è il luogo dove le cose c'è una lentezza. Invece, secondo me, i giovani, forse accompagnati anche veramente dalla comunicazione, dagli adulti, devono un po' avvicinarsi, rincontrare questo mondo per scoprire davvero che le proposte ci sono, aspettano solo questo loro passaggio. Allora, io ancora ci sono, siccome quest'anno vogliamo proprio aprirlo, questo teatro. Prima Anna accennava questi incontri che faremo, una specie di guida allo spettatore attento, e questi saranno degli incontri serali, saranno 5, magari saranno insieme a un aperitivo e con degli esperti che parleranno di questi temi, saranno gratuiti, insomma, e poi faremo gli incontri con gli attori, con le compagnie. Questa non è una tradizione così consolidata, ma è qualcosa che abbiamo già iniziato in questi ultimi 2 anni. E volevo anche ricordarvi altre cose, no? Insomma, abbiamo sicuramente i laboratori che quest'anno riprendono, ma riprendono anche aumentati, quindi abbiamo anche coperto la fascia d'età che va dai 10 ai 13 anni, quindi abbiamo laboratori per i bambini di ritmia. Abbiamo laboratori per i ragazzini delle scuole medie, abbiamo laboratori per gli adolescenti e per gli adulti. Abbiamo questi incontri per il pubblico liberi, insomma, e quindi ci sono tantissime occasioni per venire a contatto con il teatro oltre allo spettacolo. E poi quest'anno abbiamo anche fatto queste borse che potete vedere insomma lì sul tavolino. Ci sono queste borse che abbiamo fatto abbiamo fatto, come dire, confezionare da una ragazza di Saronno che appunto fa anche sartoria, disegna modelli, ma ci ha fatto anche queste borse. Sì, mostriamole, poi sono molto diverse una dall'altra, sono proprio belle e sono fatte con i nostri gonfaloni del 2 anni passati. E una parte l'abbiamo già venduta, ne abbiamo ancora un po' da vendere, quindi sono fatte con materiale di riciclo, le vendiamo a 15 euro, quindi non è una grande cifra, abbiamo fatto lavorare anche una giovane, anche se una giovane risorsa di Saronno, e anche questa ci sembra una cosa, insomma, ecco, un piccolo cambiamento. E non so, vorrei aggiungere l'ultima, se no poi diventano anche tantissime. Comunque noi abbiamo come da tradizione a fine mese, il 27, 28, 29 settembre abbiamo lo spettacolo dei Legnanesi. Allora, lo spettacolo dei Legnanesi oramai è una tradizione,
e noi speriamo che si possa avvicinare a questo spettacolo anche non solo il pubblico tradizionale, ma anche un altro genere di pubblico, perché io sono la prima che quando sono arrivata in questo teatro non li avevo mai visti dal vivo. Avevo visto qualche sketch in televisione e devo dire che sono rimasta molto colpita e mi sono divertita, nonostante li avessi sempre un po', così dire, ritenuto uno spettacolo un po' così a lato, quello importante del teatro. Invece è veramente qualcosa di interessante. Anche questo è un genere particolare, loro diciamo che probabilmente nel loro genere sono dei campioni, cioè sono veramente speciali. Quindi mi piacerebbe, ma penso che piacerebbe a tutti, che anche il nostro pubblico, che un po' fa fatica a venire a vedere questo spettacolo, ecco, avesse questa curiosità. Poi vi lascio per il saluto finale a Patrizia, a meno che non ci siano altre domande. No? Sì. Chiedo come possiamo noi, che facciamo, pubblicizzare tutte queste belle iniziative per darvi un supporto. Sì, certo, grazie della domanda. Intanto incontrandoci, come abbiamo fatto oggi, quindi magari trovare più occasioni di incontro dove davvero noi possiamo comunicarvi e voi potete chiederci. Questa è senz'altro la prima e la più importante, proprio perché questo aiuta ad avere informazioni e a dare informazioni in modo sempre più preciso. Questo direi che è la risposta forse più idonea. Dopodiché, nel chiudere, nel ringraziarvi, ci piacerebbe anche lasciarvi questa frase. Abbiamo parlato di tutto quello che vogliamo e quello che desideriamo, che potremmo riassumere con il fatto che questo teatro è un valore. È un teatro che c'è da tanti anni e spesso quando c'è qualcosa che abbiamo da tanti anni si rischia di dimenticare che c'è. Ecco, a noi piacerebbe che le persone che conoscono questo teatro e anche chi invece non lo conosce ancora possa frequentarlo e che venga spontaneo nell'incontrare gli altri, dire, come noi abbiamo scritto nei nostri inviti, io vado a teatro, passa parola. Grazie a tutti quanti da parte nostra e vi aspettiamo domani sera al concerto anche per conoscere questa grande novità e il nostro nuovo presidente.